Per fare questo ho bisogno di vodka, ok? Un poco di succo di cranberry, ho bisogno di berie, freddo e ho bisogno di questo frutto qua, l'arancia, ok? Una arancia. Primo io vado a mettere primo io vado a prendere uno di questo, ciliegia. Cherry, cocktail cherry, uno. Poi io vado a mettere 4 centilitri di vodka. 1, 2, 3, 4. Un buon 4 questo. Sono 4 francesi. Ok? Abbiamo messo la vodka, una cocktail cherry. Poi prendiamo questo, l'arancia, e la tagliamo così. Ho bisogno di un pezzo, una fettina di arancia, però ho bisogno di questa fettina. Ok? Quella. Va bene? Quella parte. Quella parte io dovrei la mettere dentro il bicchiere, così. Aspetta, guarda, si prende questa parte della lancia, ok? Poi questa parte io dovrei la mettere dentro un bicchiere così. Yes. Poi c'è, o si può prendere le magic finger, o questo. Oggi voglio prendere questo per mettere bene quella. Ok, la piazziamo bella così. Adesso io vado a prendere un poco di ghiaccio per mettere qua dentro, mettiamo il ghiaccio qua. Ok. Buona, prendiamo questo. Ok, mettiamo un poco di ghiaccio. Ecco. Sul piattino di servizio qua. Abbiamo detto che utilizziamo un succo di cranberry, ok? Poi il perin. Ecco, il cocktail è almost ready. Per bere il cocktail abbiamo bisogno di questo, una cannuccia, ok? Una cannuccia. E per mettere la cannuccia la mettiamo dentro, poi fuori. Aspetta. Yes. Così, la mettiamo fuori la cannuccia, ok? E rimane così fuori. Questo è a me mi piace perché mi piace vedere la gente che beve però non c'è niente. E sì, è fuori la cannuccia. Per mettere la cannuccia fuori, come se fai, la mettiamo dentro, poi 1, 2, 3, e rimane fuori così. E facciamo il servizio così. Quando arriva il tempo di servizio, il cliente deve prendere la cannuccia e deve toccare la fettina di arancia per fare il mix del cocktail. E se facciamo così, e adesso il cocktail è pronto a bere. Più bello con quello cocktail è di vedere la gente che rimane così per capire come tu hai fatto per mettere la vodka al fondo.